Ehi! Ok, live, fa mezz'ora. Oggi giocheremo su Twitch, ma penso che riuploaderò forse su YouTube, dove comunque streamo ogni domenica. Absolove, penso sia Absolove End of Gods, che è un gioco horror uscito ieri con recensioni positivissime. Abbiamo una sedia là di number one. C'è di art one. The artwork. No, it's not art one. You want the art. Hard. I thought it's an Minchia, Faye, I'm live. You wanna cut it? Yes or no? Mio Dio. Ah, c'è una sedia che è particolare. Ne abbiamo un po' qui in casa che sono particolari, però è pesantissima. Quindi secondo me non ce la fa. Mi chiama, la sta trascinando. Guardate, poteste vedere voi. Ora ve la faccio cambiare l'inquadratura, vi faccio vedere quando entra. Ci sta provando. Speriamo che non distrugga niente. Vediamo, vediamo, ragazzi, vediamo, vediamo. Così ve la vedete. Ok, ce l'abbiamo fatta. Penso che la prima volta in assoluto che questa sedia venga fatta. Allora, ci spostiamo. Che figa, eh sì. Allora, ci spostiamo magari qua, va, così ci vedete a schermo intero. Non è estempiatura, è l'avvio di cosciente, esattamente. Sdrenatore, bisogna avere mia moglie, non scusate che le do pure l'audio.
una cosa bella di no, no, non le do pulle, le do pure l'audio. Can you hear? There is a light music. Yeah. Ok. Così sente pure lei, si può collegare dalle mie cuffie. Queste hanno 200.000 opzioni. Sarah, that's my water. It's fine, Faye. Ok. You know? Ah. Ok. Yeah, okay. Ok, possiamo condividere i batteri. Andassa a serata che promette bene, esattamente. Quando si ha una sedia a forma di cuore, ovvio, cosa può andare male? Un gioco horror, una sedia a forma di cuore, tutto perfetto proprio. Live di ieri è stata stupenda, mi fa piacere, Serpi, ti è piaciuta? Allora, ragazzi, vogliamo cominciare con sto gioco? Vogliamo magari il monitor che mia moglie l'avrà mosso, infatti. Veggente, la difficoltà veggente ideale per chi vuole giocare senza il rischio costante di morire. Minchia, mio nome ci ha proprio la vichingo, la difficoltà vichingo, e per chi vuole scoprire la storia, vivere le avventure e le sfide. Berserker, i berserker sappiamo cosa sono. La difficoltà berserker è per chi non ha paura della morte e divinità completa il gioco prima di sbloccarla. Noi andiamo su vichingo. Io devo completarlo il gioco. Non è che lo completo 10 minuti, mi stacco, vi dico buonanotte. Devo stare qua 4 ore, 5, 6, 7 ore, 8 ore. Quindi, Serpico, non è che ora, sono stanco, mi bruciano gli occhi perché questo boss mi ha ucciso 99 volte. No, devo stare qua con un boss. Mamma mia, quando ti ammazzerei, Serpico. Vichingo. Indietro, yeah, back. Beh, che difficoltà indietro, ragazzi. Bellissima. Ok, oh, now there is the story. Ok, è il momento di mettere vivo. Guarda intorno. L'audio va bene? Who are you? Where am I? It seems your throat muscles need some time to recover. I'll fix that for you later. Otherwise, this whole procedure would have been a waste of my precious time. Let us continue. Okay. Can you see the light? There's something waiting for me there. Okay, c'è la luce. Questa testina è bellissima. Find the button and press it. Okay. This is the easiest one, even in your state. Interagisci. Oh, ho trovato il bottone. Now, over to the next light. Okay. Prossima luce. That's the lock. Find the key that unlocks it. Bisogna trovare la chiave. Ah. E come si fa? Ah, ok. There you go. Now, over to the last light. Where am I? Dov'è l'ultima luce? Ah, dall'altro lato. Lo vogliamo fare le cose difficili. I can't understand you before your throne has been applied. So stop talking. Now, the light. Ok. È tra le manine. There you are. Now you can see what we see. Now stop acting out this ridiculous drama and use your gift. No! Usare il mio dono? Mi ha trapanato la testa. Understand you. Stop straining your already weak throat, or you will never succeed. If that happens, then you are useless to me, and I would be forced to reuse the breathless hunk of me. Not even worthy of being incinerated. Okay.
È un pochettino schizzato sto cazzo di robot. Devo scegliere il simbolo F per la vista on e off. Ma quasi quasi non lo uso. Vediamo se si incazza. Let's see if we don't use it if he gets more upset. Is a bit. Let's see. Sta lasciando stare? Usiamo. Ah, simbolo. Ora che cazzo di simbolo devo scegliere? C'è una cosa che sta scendendo di questa. Forse questa abilità in alto. Quale scelgo? Qua. Super Volshane della S. Ma perché? E che ho fatto? È un simbolo toccato. Il mio simbolo. Pure la strisciata fighissima. Se ne va. Ok. Abbiamo spento sta cosa. Ci ha lasciato. Vediamo qua. C'è una cosa a terra lì. Ora però. Era tutto rosso. Guardate qua. Guardate questa cosa qua. Gli occhi cambiano quando uso l'abilità. Si ricarica abbastanza velocemente. Fum. Va bene. Metto ad aspettare questo. Come saltiamo qua? Oh oh. Controllo, abbassati. Oh oh. Vediamo se cambia qua, se vediamo siamo all'abilità. Sì, ci segnala. Alice, I pray to Odin that you safely find this and that your escape is successful. You have to hurry. As soon as the spirit notices, he will come after you, and I don't know what he will do to you. Spirito, era un robot spirit. Cosa? Taking control over everything. You have to find me right away. Use your sight to look for the symbols that will guide you to me. Message saved to Vygroth's personal digital assistant. Okay. Tab. Ok, abbiamo qua missione, audio log. Quindi diciamo possiamo risentirle con tanto di cosa scritta. Inventario, quindi inventory. Air feed chiave key. Oh, non no. E con questo home screen. You are. Facile proprio. Ok. Una per una volta una cosa che non è difficilissima. Mia moglie è spaventata. Ti è. Spaventati. Bellissima questa cosa, è spaventata. È giusto così. Dovrebbe essere. Non è abbastanza spaventata, secondo me. Should be more scared. Hi. Oh. Sen hai. There's no hai. E ci aveva gli occhi. Ha detto spirito. Adesso è qua. Mi ha dato un robot. Anche se c'erano quelle statue. Sembrava una cosa quasi un rituale. Era un altare. Io voglio aumentare la... Ok, ora posso guardare in giro un po' più velocemente. Non può fare niente con questo simbolo? No, però... 6, 7, 2, 5. Oh no, ho sbagliato. Interagisci indietro. Ho sbagliato. 6, 7, 2, 5. 6... No! Convincitela. Oh mio Dio, quando era difficile questo enigma. Ah, mi sembrava che si era chiusa. Fallivo. This is not the end. What the fuck are you doing down there? Why the fuck did you seal the entrance? Tell Dr. Anderson to shut it down immediately. The roots are spreading to populated areas. People are dying. I know you people are behind this. Shut it down right now. Creatures are coming through. Message received at 9:32, 15th of August, 2027.
come ve la ghignate che ho fallito a mettere il codice? Comunque sti computer water resistant. Fa piacere. Vediamo se c'è niente di nascosto qua. Non c'è nuca. C'è sti simboli che ci stanno guidando. Effettivamente non posso lamentare. Stanno guidando abbastanza bene, ma fino ad ora non c'è stato niente di spaventoso, quindi va bene così. È tutto abbastanza. Tranne. Niente, non hanno pulito. Comunque, dico, non c'è stato niente di spaventoso. Non c'era stato niente di spaventoso fino ad ora. Siamo al buio, che è meglio. Voglio andare, mia moglie. Hey, don't break the cable. Cioè, questi cosi che sono. Cioè, sono attaccati con lo sputo. No, 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 io siamo legati. Quello è andato di là. Vediamo di andare da dove veniva questo tizio. Vediamo un istante. Non si poteva passare, ecco perché non passava. Ok. Ora sto cercando di avere, di fare familiarità con i comandi. Ma che bel posto. Ci dobbiamo andare là. Voi che dite? E non perché la sta bullizzando. Che ha voluto venire lei. Ma non è giusta questa cosa. Allora, basta ridere comunque che ho fallito sul codice della porta. Può capitare a tutti. Non siamo pure nelle migliori famiglie. Qua c'è questa pallina che palesemente dobbiamo prendere. Gioco salvato. Ah, bene. Da me, sì. Ok. Sono uno spreco per questi qua. Mi trattano in maniera orrenda. Sembrano un misto di carne e metallo. Andiamo qua. C'è questa cosa rotta. Qua c'è qualcosa, si può prendere, niente di nascosto, no. Un posto bellissimo. Visto, on e off. Ma che puoi sentire? Ma che cazzo sei? Non c'è niente. There's nothing. Dice a sinistra. Ma che sente a sinistra? Non si sente niente. Riprendiamo un po' di questa vista. Bella, Wolf, come va? So. No, perché mi stai impugnando? Vaffanculo. Ha tantissime botte questo. Oh, ha sminchiato. Risale la vita oppure. Sì. Aveva dato con cattiveria. Forse c'era qualcosa a destra. Vabbè, che. Quindi mi vede. Devo cercare per sti simboli. Cazzo è sto rumore? Ma adesso affanculo. Space salta subito. Oh my god. Funny, right?
Suka, sì. L'ho ripresa al volo. Not breathe. Shift, corri, perché devo correre? What is corri? Run. Corri, c'è un po' di luce. Questi secondo voi hanno bisogno, hanno paura della luce? Vi chiedo, disquisia, parliamone un secondo. Perché? Prego. Perché se no c'è ma no, non deve andare. Ora devi rimani qua. Povera e pazza proprio. Stay here. Impara l'italiano con il terrore, il nuovo corso di Voscente. Perché dopo il famoso corso di italiano, imparare italiano con la paura. Learn Italian with fear. Allora, che facciamo? La teniamo oppure la vendiamo? Sembra l'urlo di Munch, è messa così. La teniamo, ok, the say that you must stay. Com'era la F? No, no, it's closed. Fei, ma non ci porta. I can hear you. Yeah, me too. Funny. Ah, come cazzo ci passo da qua? Scusasse, torniamoci un istante qua prima. Come ci passo là? Non è stato bene il dottore. Allora, andiamo verso qua, teniamoci un po' di sta cosa. Receiving incoming transmission. Ma perché cazzo te ne vai di nuovo là? E vai a piangere. Why he's shotless? Why he's not wearing anything? È brutto come lo schifo. A parte c'ha quel culetto flaccido proprio. Ok, qua c'è luce. Sembra che non ci... non gli piace la luce a questi qua. Mi deve toccare la schiena. Perché se ha le spalle. Perché sennò niente non. Ah ok, siamo qua un po'. Oh, raga, in cappella. No, no, you don't want to stay with him. No. Dov'è? Oh my god! Oh! Ho una mano, però al contrario. Quella sbagliata, bravo. Guarda là. Cioè, palesemente la mano. You have to put the right hand. I know. That's what I was saying. Sarebbe stato troppo facile. C'è il simbolo. Guarda che c'è. Collezione. Oh, ho trovato uno di 28. Ne avrò persi 150. E là si può andare? No. Però qua si può saltare tranquilli.
Super Mario! Ma dai! Il salto più semplice della storia. Il dottore è arrivato. Ok. Piano piano, sì, ma sto cadomio è tornato. Si è materializzato, dottore. Ti ha fatto molto male. Cioè, non lo so. Cioè, veramente. Signore, è a posto. Io spero che questo possa combattere. Cioè, non spero di non dover subire tutta l'avventura. Non c'è cosa che mi fa imbestialire di più. Dover prendere sberle senza poter alzare un dito. Ora, se c'è una cosa che mi hanno detto di farci attenzione, no? È che ho capito giocando decine, se non centinaia di videogiochi. Quando c'è una striscia di sangue va così, non è una buona notizia. È che magari quello di là, che sembra morto da 150 anni, non so, lo vedete nell'acqua, troverà un po' di forza giusto per farmi pigliare un infarto all'ultimo secondo. Ok. Questo è decisamente morto. I've been leading my team to go through the routes to fetch artifacts for Warcorp for over 3 months now. I know it's not my place to question my orders, but I can no longer deem transportation through the routes as safe. It wasn't a problem when I thought the other worlds were inhabited and dead. But last time Team 4 went through, we were fully armed, and still only half of us came back. And these roots, they're still spreading. Okay. Before the power of the gods, we are nothing. Quindi quelle radici continuano ad allargarsi. Qua c'è abbastanza luce. Mi fa ben sperare, non c'è niente. Quello è l'acqua, mi sembrava un fantasma, mi ero un po' terrorizzato. Cos'è quel rumore? Compartimento audio di questo gioco fa... Pegare un po' in mano. Dai, muoviti in modo tale che posso passarci in mezzo e non ti riaccendere. Bravo. Ogni piccolo passo. Si può cambiare la difficoltà al volo e metterla in immortale, dio immortale della guerra. Ok, saliamo. Questo gioco, ragazzi, ha solo recensioni estremamente positive. E per chi non ha visto il trailer, vi posso assicurare che... Non voglio parlare per non spoilerare, però... Bella sta musica. Bello, dobbiamo andare dove c'è sangue. Ok. Ha detto che se non vuole essere solo per sé me ne prenderà. Sei una merda. Ma ti sei guardata tu? Almeno qua dentro, da tale dimensione, non credo ci entri. Quindi finché siamo qua siamo al sicuro. Non dico al 100%, però... No! È giusto!
Meglio che non parlo più. Meglio che non parlo più. No, non puoi andare. Qua devi stare con me a soffrire. Sì, è sì, esattamente. No! You must stay, it's very fun. Mi sto divertendo per niente. How can you play this game? How? I don't know. Cioè, come fai a giocare a sto gioco? È veramente spavento. No, 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 no. Why? Because you feel scared. Ah! Where do you go? Cos'è quel coso? Sta gran minchia. Sta gran minchia. Look down, look down, look down. Fei, sa. Qua c'è un codice che non so. Oh, 6725. The same. C'è qualcuno che piange là. Possiamo entrare qua? No, eh. Sette, nove, uno, tre. Che cosa c'è? Sette, nove, uno, tre. Cos'è quel codice? Voglio vedere se... Non mi sembrano tanto felici sti tizi. Non c'è... Niente, qua non c'è niente dove mettere questo codice. Ricorda, remember the code. Deve trovare in chat. Ma perché c'hanno le porte che fanno... Ok, abbiamo capito. Ok. Who is the face of the spy? Non mi... Qua è chiuso. Qua è chiuso, non che lo voglia guardare. E qua c'è il... C'è questa la porta. Ah. Che cos'è? C'è qualcuno che... No, 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 perché stava nella luce? Oh, my friend, go! Ok.
Ma perché di nuovo qua sto merda? Tanto non funziona, sappiamo. Cosa c'è di là? Qualcuno è piagnucola. Adesso no. Sento rumori da ovunque. Se non state sentendo con le cuffie sto gioco, mettetevi le cuffie. Dr. Lisa Svensson, supervisor, day 3 of tablet analysis. We received several stone tablets from a front on fire with inscriptions apparently symbolizing the nine realms of the world tree. Initial analysis shows that the tablet emits an energy field boosting cell regeneration. End of note. Ok. Protect me. Yeah, yeah. Mi proteggi, sì, sì. Protect me first or protect you first? No, no, depends. Cioè, proteggi prima te o proteggi prima me? Ho detto, non lo so. Dipende se arriva riordinato. Si può salvare? Sì, we can save. Ah. No. Mia moglie va a mandare un abbraccio. Cioè, devo giocare in una posizione scomoderna. Ancora il gioco ti sta facendo. Sì, lo so che ci sta facendo riscaldare. È un gioco di. Friendly? No. Non credo. È già friendly noi. This is the boss room. No, qua è chiuso, no. Pezzo di merda, speriamo che non stia venendo qua. Oltre ai coglioni. Che c'è qua? Vediamo un istante, ragazzi. Un'arpa. C'è in mezzo tra la mitologia tipo, credo, nordica o vichinga. Chiuditi, chiuditi, va. Sì. Sono. Mythology Research, Note 6. The expeditions to Asgard have proven fruitful yet again. The team brought back several shields that seem to possess a number of strange capabilities which are completely out of our control. According to the myth, these shields seem to have belonged to the wind creatures known as Valkyries. The mission of these creatures were to bring dead warriors to an afterlife in Valhalla, and must have possessed enormous powers. Okay. Sì. Valhalla. Dei vichinghi. Vediamo qua. Può salire? Sì. Chiaramente. Oh. Looks like a big shield. It is. Non voglio conoscere il proprietario di quello scudo. Per fare una parata grande non ci vuole uno scudo grande, ma un grande scudo. Scudello. Lo scudo piccolo ma bello. Do you see something on the door? E cosa? Sì. No, quelle sono cattivissime notizie. The boss. Good luck. C'è un boss. Quelle sono notizie di me. No. C'ha là la X lui sopra. E il triangolo e il coso di flash. Ovviamente qua non funziona. Lo so io. Ci provo tanto. Oh.
gonna go there? Not at all. Cioè, ci vuoi andare veramente là? No? Hear the whispering. C'è una bella testa. È vivo. It's alive. L'hanno tagliato a pezzi, ragazzi. È infilzato ed è vivo. It's been cut into pieces. Guardate. Ok, si balla. Ok. Ha rubato la mano. No, chi ha rubato? Gli ha rubato la mano. Per l'accesso. Niente qua. Vediamo se usciva con la mano sbagliata. Hai visto? Ci ha messo almeno... Ladro. Ladro di mano, ladro di villano. Ma perché cazzo, Dio? Ma sono ritornato qua. Ah sì, ora posso passare. Questo è dove c'erano le scale, no? Adesso guarda, guarda, sì. Ma ora posso passare nel posti con la mano. Dammi. No, qua non si può, non si... Cioè, stai posticciando le mani, niente. Se l'è messa in tasca. No, no. Sto ritornando indietro. Così passa. C'è un posto nuovo. Ci risalvo. Ah no, ci siamo passato già. Cos'è? No! C'ho la mano! Oh no! No! Non posso ritornarmi, voglio vedere se riesco. Ritornarmene, andarmene tipo oh, con... No. Oh no, 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 non mi sembra no, no. Un orso, spero che non sia come Tomb Raider quell'orso. Oh no, 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 no. Mia moglie continua a dire no, no, no. Oh no, 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 you're going to the same room. No, sono nella stessa stanza, no. No. You don't wanna go there? Not at all. Mi sei sicuro che c'è una... Sarah has shown me a lot of the myths surrounding the ancient objects we have recovered. Just like assumed, most of these stories correspond only a little with the true events of the past. Giants and fire giants are very much like the descriptions, but the Vanir and Aesir gods differ a lot from their noble fairy tale versions. Some stories are not even close to as gruesome as they are in real life. More of these stories later. Almeno quel concio è stato che ci ha dato una mano esattamente. Meglio dite che ieri mi ha portato fuori strada su quell'avventura per 2 ore e mi ha fatto guardare in un posto sbagliato quando ti dicevo di andare a una parte. Sbagliato mi. Wrong place. Yes, Serpico make me waste 1 hour. Sbagliato. Ciao a tutti sti vai a. E ora vi stai cedendo andare sotto. Sì, no, posto sbagliato. 2734, 2734, remember this. Ok, already forgot. Scrive, l'ho già dimenticato. Ricordatevi 2734, giusto per... 2, 1, anche. 3, 4. Ok, I forgot. Ok. No, Pietro, non rompe i coglioni, eh. Dai che qui ci sta... Sta delando i numeri! Questa boss. Dice che è la stanza del boss. Ma dai, è una stanza tanto bella. Una mano di vernice. Possibilmente non rosso sangue. Disgusting. È disgustoso. È tanto bello. Non gonna tidying up this. No, non rimette apposta con. Ah.
Ok, good luck, this is the boss room. E cioè, questa è la stanza del boss, per fortuna. Ogni stanza per la stanza del boss. Mi devo riprendere la vita, ragazzi. You protect me. Don't know. Se ne proteggere. No, non lo so. Are the same gods of you know Vikings the series with in Amazon. Che cosa è? Perché un uovo? Bella la musica, figa proprio. Fiducia in questo gioco perché troppe erano recensioni entusiastiche. Oh, spider. Non sei spider. Mi sa che stiamo entrando nel mondo di. Perché la trama era quella che avevano scavato troppo a fondo. Avevano trovato gli artefatti. Ecco adesso suona. Suona le cattive notizie. E spider. Ragno. 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 No. What? No, che cazzo sono ste cose? It's a body! No, 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 vai! Dove cazzo devo? Mi devo. No, 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 no! No! Un braccio! E con un calcio che bastava. Oh, c'è un braccio in me! What am I doing? Come on. Oh, the dog need right hand. He lost the right. No, they're saving me. I couldn't do anything. That was supposed to happen. Non potevo fare niente, ragazzi. Doveva succedere. If I would have been 5 seconds late. Cazzo, ho una mano sinistra. Potevo aiutare. Spared your life, but left you broken. But that's okay, because I fixed you. No, you know what? I made you better. Remarkable, isn't it? What? No, 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 you stay down. The anesthetics haven't left your system yet. Oh, my head. Okay, let's see here. Speech should be fine. Prepare the tissue. Yeah, I gave the bone structure a checkup as well. Non abbiamo però ancora visto la nostra faccia, eh? We haven't seen our face, though. Strange feeling, isn't it? Potevamo fare la sinistra, ci attaccavamo quella là, privavamo le cose. I have a few of my own. Anyway, I have much to prepare. Ciao Xera, gioia! Ragazzi, un shout out a Xera, grazie mille. Bravi. Come va? Ragazzi, scrivete punto esclamativo trama gioco per conoscere la trama del gioco. Abbiamo sbloccato un achievement. That doesn't mean she's not. Who are you? By Odin. My voice. She even sounds like. Yes. Yes. I fixed your voice. Ma perché sempre la voce mi si rompe? What's going on? I'm Henrik Anderson. CEO of Borcorp. Ah, il. The voice you're hearing is my wife, Sarah. She's up on the surface, Rob. Unfortunately. You and I are stuck down here. The things happening down there are happening up here as well. And it's getting worse by the minute. What did you do to me? I brought you back from Helheim. Henrik! Calm down. The journey to save her almost killed you. I don't want to lose you. Ah, questa è la moglie. Since she already has the prosthetic installed, tell her about it. Fine. Your new arm holds great power. Xera, ci proteggi tu. Charged by Atrium, it can channel a magnificent force.
It's based upon ancient knowledge uncovered by my wife. And brought into fruition by Henrik. The arm is called Jerngreper. You brought a hand with you. Use the Jerngreper to extract the RFID from it. You'll gain access to all doors with that level of security clearance. Now try it. Scan the hand on the table and then use it downstairs on the lock. Okay. I know this is a lot to ask, but we're not taking this lightly. Please. I'll tell you more as you go. Ok, ma prima salvo. Corre save. Poi prendiamo sta mano. Dai, ci potevamo tagliare la... Guarda ragazzi, l'ho introdotta oggi. Una lista di software che se comprate da quel link aiutate il canale. Per gli streamer XSplit ha pure uno sconto. Ok. Quindi la scannerizzata è praticamente tipo... ricrea il DNA perché non va con impronte digitali a quanto pare. Ok. Yeah. Quindi hanno sentito le mie lamentele che mi scazzavo. Proviamo. Ta-da! Funzionato. Che culo. Se pareva che non perdevo la connessione. Please hurry. I'll show you all the things you need to know. Questa no. Different size. Sì, differenza, la grandezza di... No, è un livello differente di clearance di accesso. Quello è un po' troppo, un po' più alto. Dobbiamo trovare un'altra mano. Poi è bello che quel povero disgraziato abbiamo preso la mano. Non è che l'abbiamo aiutato a morire, l'abbiamo lasciato lì dove era. Abbiamo pure fottuto la mano e quello non ha potuto di niente. Mentre facciamo una mano. Una mano. One hand. Yes. Good. You can hear me as long as our radio can reach your Bifrost system. Tutto qua? Aspettavo una... No, che la scorsa volta stavo cadendo. Ok. Ma sono riuscito a prendere, a riprendere... Che c'è là? Niente. C'è niente, casi. No. Finito. Finito. Your first obstacle. A service hatch that can usually only be opened from the inside, unless you're an engineer. However, Jerngreper can open the tunnels in an unconventional way. But first, you need power. You should find an atrium upgrade in a nearby room. Ok, scusatemi, Jerngreper, speriamo che non sia quel mostro gigantesco che tu può aprire le porte in una maniera non convenzionale, cioè vuol dire spaccando oppure non so che cosa. Non lo so. Non mi piace sta cosa qua. Andiamo a dare elettricità. Un pulso. No. Sì, questa di qua non si può aprire, no? Bisogna dare elettricità. Non voglio parlare perché... Ragazzi, c'è una prova. It's a small atrium cell that can power the arm. Insert it in the arm, get back to the service hatch and fire a burst at it to fry the lock circuits. Una batteria. And don't forget to refill your power with the power station on the wall before you move on. Ok, perché se me lo dimentico... Me la piano, ecco. Apriamo. Ok. Scusasse. Ah, ho dovuto... Ok, benissimo. E poi ora così.
Benissimo. Allora si va col tasto sinistro e fa sprum e poi ti ricarichi. E sono carico. Col tasto destro si va. Può fare pure così. Si può usare come arma. Va bene. Però un colpo solo. Capite, no? If you collect enough upgrades for Yangraper, you can activate the weapon inside it. Ok, ha un'arma all'interno. Bene, quello che mi piace, possiamo avere le armi. Speriamo che non mi taglino altri arti. And above you, there's another obstacle you can overcome with Yangraper. Use your sight to find the ladder's control panel. Aim at it and fire a directed burst to lower the ladder. Ok. Ok. Control panel, dov'è? Quello là è là sopra. Ci arriva fino a là sopra. Ok, ricarichiamo. Ricarichiamo. Since Yangraper is relying on Atrium power cells, your life might be depending on not running out. Okay. There's another larger power cell sì. You can carry with you at all times. Collect the power cells. Anytime you want to use them, activate your Bifrost personal display system for instructions and to keep track of how many you've collected. Ok, vediamo un secondo con Tab. Ne ho due. Questa cosa dico forse quando lo clicco me lo fa ricaricare molto probabilmente. Ne ho 6. Di queste cose possono ricaricare quei cosini là. Ok. Oh, stay. Oh, è tristissima che deve rimanere. Non lo so che succede qua all'inferno. No, le pareva. No, non male, c'è luce, quanto basta. Bel posto. Ahead of you, you will find a door that is locked with an RFID signature you don't have. But now, that won't be a problem for you. It's the same as the earlier electronics, but the mechanics of the door needs a little finesse. Use your sight to see the mechanics inside the door and time the burst to get through. Ok, ho capito. Ci sono tutti e due vuoti, giusto? Ora io dovrei andare a fare così e togliere la E. Seems to be working then. Where were we? Right. Our world, Midgard, is sharing its existence with 8 other worlds that are all connected by something known in the legends as Yggdrasil, the world tree. When we started researching the travel between worlds, we used technology to tap into a magical artifact known in the legends as the Absolve, controller of the roots of Yggdrasil. This made it possible for us to safely travel to other worlds. Then, something came through one of the roots. A spirit. Okay. It took control of the Absolove and our systems, causing an emergency override. The facility was completely sealed, and the roots started spreading. We need to reverse this by collecting the 9 artifact keys originally made to control the artifact and the roots it brings forth. But, Henrik has traveled too much unprotected. He almost died when he saved you and wouldn't survive going through another route.
You are literally our only hope of stopping this. Without those keys, the Roots and Nightmares will take over our world. The Fire Giants will... Sarah. Wait, Henrik, I'm losing connection again. Sarah? Shit. Listen, we know the location of one of the keys. Ahead of you is a route that will take you to Niflheim, the Ice World. Every moment, the routes spread further into Midgard, so find the key and come back here as soon as possible. Please, hurry. Okay. Non ce l'abbiamo di carica una. Abbiamo un'altra cosa. No. Mi sa che ora moriremo perché sono Tyrk e non voglio ricaricare sto coso troppo presto. Quando invece palesemente vogliamo che lo ricarichiamo. Di certo non te ne danno ad minchia, ma vogliono proprio che... Non c'è niente. Cioè se uno sbaglia qua è una tragedia. Spreca uno di sti cosi. Può morire male praticamente. Guarda un istante, io ricarico. Andiamo in alto. Perché c'è? No, non ci voglio andare giù, però. C'è un horror game. How's it going, gaming? Just check the title and Google the game. I'm gonna tell you the story. Ci sono già stati? Ritornando. Oh, che bello, l'albero del mondo. Queste sono le radici dell'albero del mondo che ha collegato il nostro mondo con altri. Non ci sono ragni qua, che qua c'è. C'è in questo un altro mondo. Poi c'è il verbo salvare. Message for Dr. Henrik Anderson. Dr. Brian Roberts, Niflheim Operations Supervisor. Minor progress report on Niflheim Outpost N502. Construction is moving along according to schedule. Procedures after the complete destruction of N498 are implemented and seems to be working. Building is strictly held to crevices. The amount of noise is held to a minimum, and
outposts are working 24/7 to avoid the attention of the natives. However, the morale is very strained after the 48 casualties at N498. Worst of all are the sounds of the natives. It travels for miles through the infinite night and fog in this dead landscape. It just chills you to the core. Apex non lo gioco più come prima, quando esce qualcosa di decente, ma le ultime due stagioni non so, proprio schifo. Andiamo lì. Ma non si può andare. Non voglio sprecare tempo a cercare tutte queste cose nascoste e quant'altro, voglio andare quanto più velocemente possibile avanti nell'avventura. Secondo me c'è qualche verme che scava nella sabbia, nel ghiaccio. Mi piace neanche un po' sto rumore. Yes. Cioè, l'hai sentito? Come faccio a non sentirlo con le cuffie, porca... Pensi che sia un boss? I hope not. Beh. Penso sia il boss, penso sia il boss. Ah. Oh, how gorgeous was that? Titan! Usiamolo un altro di questi, è un show carico, va. Ok. Basta con sti cazzo di gelati. Che qua ci sto diando un giorno. A parte c'è la neve. Sì, mi parlano di cibo, chiaramente. Neanche, non mi fa vedere neanche tanto, abbastanza lontano, non tanto lontano quanto gradirei almeno. Oh no. Non ho voglia di affrettarmi qua, ci sono più quelle merdine. Beh, mi sembra di vedere qualche merdina. No, un comando sulla destra. Trova un percorso alternativo per tornare a Midgard. Sì, ho capito, questo è il... Aspetta troppo facilmente questa. Si è aperto. Io voglio tornare a Midgard. Ok.
Dico, fin d'ora ragazzi, questo gioco è una figata. Ragazzi, mi sembrava impensierito. You think? No, avrei potuto ricaricare qua. Ce l'ho pieno, vaffanculo a me che mi sono terrorizzato. Riusciamo a prenderci una mattina di Coca-Cola? Andiamo prima qua. There's something on the floor. Read. Yeah. Basic. Leggi quella. Che cosa? Siamo ritornati qua. Oh! Oh, me l'ero persa. Meno male che sono una minchia. E sono ritornato al posto di partenza. C'è un altro. Guarda là quanti me l'ero persi. C'è nient'altro, mi sono perso. Ah, ho trovato una terza cella. Quindi qua si fa scendere, ma... se sei un genio come me, puoi anche salire? Ricarichiamoci. Non mi fa vedere attraverso la cosa. Non mi fa vedere assolutamente attraverso le... Io voglio scendere un istante là. I wanna go just down for a moment. Ah, se avevi diritto ti fa scendere direttamente. Neanche devi prendere le scale. Io stavo morendo, tipo. Vabbè, stavo uscendo dall'impossibile prima. I wanna see if there is anything hidden here. Yeah, I came from here. Yeah. Ok, sono venuto da qua. Me l'ho già dimenticato, è stato il terrore. Ok ragazzi, si va. Sì, lo so, Pietro me l'ha detto mia moglie. Cos'è sto coso? Qua c'è. The door. Che bel posto. E qua? I think you can jump out there. Yeah. Me devo fare male. Why did you scream? Perché ho gridato, perché lei no! I am
not even scared, but you... Allora, trovo la chiave all'inferno. Scusa, trovo la chiave. Ho scaricato, quindi c'è il DNA pure. Però un percorso alternativo personale. Midgard trova... Torna al dottor Anderson con la chiave usando l'ascensore contrassegnato. Non trovi questo, benissimo. Ci sta armando, tipo. Che simpatici burloni che siete. Benissimo. Neanche apprezzato. E ho sprecato un coso. Niente. Spam. Sono un collezionabile. Bene. E ora? Ora abbiamo il DNA che ci apre le porte. Pietro clipped us too. Che simpatico. Sei proprio un simpaticonzo. Scusatemi. Ora si può scendere giù, c'era una porta, no? There is a door now that we can open. Bello che non ci sono più quelle merdine schifose che mi davano proprio fastidio. Lì c'è una porta. No, 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 no. Prima andiamo là. Ok. Yeah, but I got one cell. Non lo ricarico. Ah, aspettate. Wait. Che genio questo Will Shane, so. Quante ne ho di queste 7? Potremmo qualcosa di terrorizzante. Ah, stiamo andando giù. Che bello. This thing is coming. Perché è già rotto? Non è che non mi piace sto rumore. Posso vedere di qua? Cervello ce lo sto. No, non c'è niente di... Non posso riscavare, risalire là, andare a dormire. Se conclusiamo live ora, tutto lì.
Era proprio ben nascosto il tizio. Abbiamo capito che dobbiamo metterla qua. Cioè, ci posso camminare dentro? Voglio vedere prima qua io. Sono curioso. Ok, E com'è? I'm just checking. I want to see, perhaps there is an item, no? Or something hidden. You never know. Niente, ragazzi. Andiamo. Un altare come stone. Run. Sempre, sempre. Ne erano due da sistemare. What's that? Fei. Dove cazzo è l'altra palla? Sempre più difficile me lo fa. Non mi stare fra le palle, mostro. Mi devo nascondere, sì, va bene, grazie. Su cassa. Dove cazzo mi devo nascondere? Messo là. Tu non è che puoi andartene un'altra parte. Questa. No, 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 no! Ma no! Fei, I was running and he caught me earlier on. The previous time I was running like crazy. Devi correre, prima che cazzo. Fei, 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 fei. C'è più rompicoglioni. Corri, 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 corri. Ci ha rotto le palle, sto qua. Sembra così. Dietro. Fanculo. Nascondi del nuovo premi F. You see, you back when you got caught, you see?
What? So you have to go forward, don't go back. I know, but I good, you see this light. Okay. Okay, I need to avoid this light, I guess. Oh. Say, there is this. No, 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 sacra cappella, corri. Consumate. We did it. Ci abbiamo fatto, non ha fatto un cazzo. Faccio una pipì veloce. Why do you leave me alone? Perché ti lascio solo, sei da solo, non do muovo, vuoi? Era mio. No. Allora. No, stay, it's beautiful. Lo so che sta morendo dentro mia moglie. No, bolcia, yeah. You forgot to change the weapon. Ah, sì, ragazzi. Ok, andiamo. Di tornare al robot. Trovo un percorso alternativo a Midgar, trovato. Oh, thank Owen. You made it back alive. As soon as we lost connection, I thought. I can see you on a camera feed. Ahead of you, in Absolov Research, there's an elevator that you can take to me on floor B1. I've marked the elevator so you can find it with your sight. Probably a lot of things to explore in Absolute Research, but don't stay for too long. Don't insert the key into the tablet until I've analyzed it. Please hurry. Okay. Ascensore. Non so perché mi sento meglio da quando c'ho il braccio metallico. Ah. Cos'è qualcosa? Brava. Ah, mi sembra una di quei cosini di ricarica. Ho tutti e due vuoti, ma gli venisse. Ah, qua ci siamo già stati qua, no? No. Ok, andiamo in quella.
you save? There's a save point. Oh, c'è save point. Altro DNA. Number 3. No, già l'avevamo preso. No, we have it already. No! Oh! Non li possiamo aprire questi locker. Mythology Research, Note 4, with Dr. Henrik Andersen and my lovely wife, Dr. Sarah Andersen. The power of the hammer of the god is on a whole other level than anything discovered before. The hammer is powering the entire facility and is more stable than anything else of this strength. Even the power cells charged with it has a huge amount of power. We've decided to call the power Atrium, after the creator of the hammer. And not only does Atrium have the attributes described by Henrik, it also has a lot of magical potential. I don't know how to describe the phenomena scientifically, but Atrium has a terrifying effect on certain creatures from the myth that are affiliated with darkness. When it was wielded by Thor, it must have had an enormous destructive capacity. No wonder the gods are described as feared by everyone in the Nine Realms. Sezione. Lisa collectibles. Collezionabile. Un po' ora di perdermi sta ricarica. Che c'è? I don't know, dimmi no. Follow. Non devo seguire il cane, ma è felice lei che devo andare nella... Non più follow. Nella pupù. Non so niente, eh. Paura di Fluffy, ma che hai detto che si chiama Fluffy? Puffy, anzi. Puffy. Abbastanza. A bit. What is bastanza? Enough. From the myths, which seem to have ties to the things we are retrieving from the other worlds. We have items from Odin, the Allfather, and his son, Thor, the god of lightning. We have also found proof of the existence of the immortal Baldur and Freya, the goddess of fertility. And we have some leads on Hel, the goddess of death. Mimir, the keeper of the Well of Wisdom, and Loki. The god of mischief. But that one worries me a bit. Okay, va bene. Ho fatto un gran lavoro con l'ambientazione. Nella mitologia se la sono dovuta studiare.
Ah, ok. It's a boss room now. Allora, la stanza del boss. Ha chiamato sta stanza del boss 100 volte. Che se ne va di quel posto, guardare, guardare. Una porta piccolina. Sì, il gioco di ieri è stato fantastico. No. Ala nord. Ehi, fighissima sta cosa. Mi sa che è qua. È proprio bella. Cioè, guardate che lì, se fosse un film sarebbe la fotografia, no? Spam. Ma i coglioni. Aspetta, non posso andare. No, secondo me si chiude e mi schiaccia e devo ritornare con le palle del drago là. Notare che sono due, non sono tipo le sfere del drago, sono le palle del drago. Check this one, oh cool. After the door open. Ok. Teschi. C'è tutte queste parti, devo andare ovunque. Symbols everywhere. Assume I need to check everything. Oh, ma mamma mia, no. There is a lot of places to go, you know, say follow the symbols here. La missione è... Torna dal dottor con la chiave usando l'ascensore contrassegnato. Torna... Ok, fai sta andando, abbandonato. L'ascensore contrassegnato e penso sia questo a sto punto. Vediamo se possiamo aprire questa porta. Niente qua, ci dovrebbe essere qualcosa. A parte questa bellissima divinità che sembra la prima che non ha sangue addosso. Ho cattato un collezionabile. Non ci sono così per ricaricarsi. Lì c'è un tizio bruttissimo. C'è qualcosa mi dice di scende giù. Qui non ci sono altri simboli comunque. Ora questa riusciamo a aprire.
E là c'è qualcosa. We've had lots of difficulties maneuvering the other eight worlds of Yggdrasil to find the artifacts that we need. That is, until now. Henrik found out that magical beings can see on a spectrum that is invisible to mere mortals. And with artifacts and knowledge brought home from Vanaheim, Henrik has managed to infuse this magic into an augmented reality implant, making the spectrum visible to the user. And this is an amazing leap forward to unlock the secrets that these worlds are holding from us. Okay. Ora stiamo sbloccando tutte quelle porte che non potevamo aprire prima. Che bello. Bellissimi sti cosini. Io spero di trovare più capsule, più queste fialette che posso mettere. Grazie mille Vlado. No 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 no, no, no. Che minchia sto facendo? No no no. Entra qua, go. Chiudi, chiudi, chiudi. Vlado, mi fa male il cuore, grazie. Uno shout out a Vlado. Hai giocato Dead by Daylight, vero? Facciamo cambio. Volo a 40 anni, ma perché dovete dire se volo a 40 anni? Cioè così. Che ce li ho, ma non è che... Dove sei andato quello schifo? Questa era un'altra delle porte chiuse. Sì. Quante ne ho di ste cariche? Una. Perché sento che c'è qualcosa là sotto. C'è un po'. Cos'è questo rumore schifoso? Cos'è sto rumore? Che cos'è? Ah, c'è un artefatto qua. Ok, un collezionabile solamente. Scusate, ma sta porta che io devo fare? Una porta che da... Posso stare tranquillamente sbloccata, non ce ne frega niente. Ah, posso pure sbirciare, ragazzi, io non lo sapevo. Guardate, guardate! Però con R, non con E. Capite? Che qua scopro solo ora. Cioè, comunque sta costo... So Dio è... Santo Dio. Ok, qua ci dice che noi possiamo scendere. C'era il segnale, no? Sì. Possiamo andare a prendere quell'ascensore, ma vorrei vedere queste altre stanze. O anche no. Questo è lo stesso ascensore. Possiamo chiamare al piano. Al piano di sopra, vabbè. No, la porta di sopra funziona meglio. Quest'altra porta qua. Il centro di controllo ovviamente non apre. Possiamo salvare, sì. Salva. Subito. C'è niente qua. Questa console dei comandi, no? No, puoi rimanere chiusa, io non vado a sprecare un'altra cosa elettrica per andare all'altro lato, no? Anzi, ce lo ricarichiamo un coso? Direi di sì. Una sola. Ora abbiamo una carica. Stiamo sacrificando cariche in abbondanza per scoprire tutte queste cose. Ok. The machine. Something entered our world and it's speaking to us from the machines.
The conversations among the crew are turning into fanatic gibberish. They're talking about higher beings from beyond the roots, about eternal life and ascension through the knowledge of the spirit in the machine. I fear what might come out of this. Ragazzi, mi raccomando, visto che mi rompete sempre le scatole, seguite Vlado, che lo gioca ogni giorno ed è bravissimo. Sicuramente meglio di come sono io ora, senza dubbio. Questa? Ci possiamo aprirla ora? A te pareva? Non c'è proprio inapribile. Questo mi fa... Se G dovremmo tornare qua poi, non spero di no. Qua no, ma non si aprirà mai. Niente qua. Questo tu sei morto. Ok. Ragazzi, ancora c'è quel mostrone, eh? Io non è che me ne sono dimenticato. C'è quel dio, penso che siano dei, perché sono tutti dei, cioè sì. C'è quello sopra di noi che è incazzato. Questa porta qua ovviamente non si può. Non è che era... ha due porte per entrare. Non è che era quella che abbiamo aperto prima. No. Un'altra sala di comando con un'altra cosa. Ok. Concentramento. No, ho sbagliato malissimo. Era tanto che non sbagliavo. È stata l'emozione. Yang, Note 40. The Epsilon containment facility has grown in equal proportions to the discoveries made during the last few months. The various special phenomena occurring in the vicinity of the Epsilon are astounding, and the materials excavated are just... Sì, è fighissimo sto gioco. And I keep wondering about Dr. Hemmings. Su Steam ha solo recensioni super mega positive. At first I figured it to be a religious reasoning behind his actions. But when I came across a schedule for the facility, I noticed how Anderson has apparently moved his own daughter into one of the advanced care units. He's planning something. I want to find out what. Scrivete punto esclamativo trama gioco in chat per conoscere la trama del gioco. C'è ancora quello che piange sopra. Noi eravamo arrivati da qua. No, ecco, siamo alle spalle. Era dove era quel tizio là. Quindi possiamo andare. No, qua è chiuso. Qua è chiuso. Pezzo di merda. Questa è una porta come questa, quindi sarà chiusa. Qui dobbiamo andare all'ascensore, ragazzi, mi sa. Vediamo se qua c'è niente. Sì, ho sto potere. Questo potere che uso con la F. E chi se lo sa il codice qua. Non ne ho proprio idea. Questa volta non c'era nessun codice da qualche parte, tipo che mi sono perso scritto, no? Ok, andiamoci. Mi ha aperto tutto apribile. Qui non c'era scritto niente, no? Niente. Ascensore, oh, meraviglia. Allora, il piano contrassegnato è quello B1. Absolute research. Floor 2.
Absalov Research. Smaltimento rifiuti. Che culo. Sì. Con la chiave usando l'ascensore. Ma penso che sia questo, no? Questo, penso. Serpico, il fatto che tu mi dia ragione non mi consola, visto che sbagli sempre nelle strade. Andiamo a salvare subito. C'è il GD, andiamo a salvare. Sven. Guardate la voce di mia moglie. Vediamo prima di andare all'altro lato, qua c'è qualcosa, qua c'è un codice che non abbiamo. Quindi è inutile. Ripremiamoci giusto per vedere se... Qual era quel codice che ci avevamo dato ore fa? Vi ricordate? Ragazzi, Serpico, ti vuoi rivedere la chat per vedere quel codice che avevamo trovato da qualche parte a terra, ti ricordi? Ah, l'abbiamo usato? 7265. Devo controllare quell'altro codice nella stanza prima, però. Sono scarico qua. Non lo voglio caricare. E lì c'è da aprire. No Dio. Oh yeah, love those games. Do you have it? Oh magnificent. Praised be Odin and all of his sons. Oh, you've done well. I almost died and but you didn't. And now you've taken the first step in my plan to save this world of ours. Oh, I have full fun and quans. Yes, but... Now, there's much I have to show you. And time is of the essence. At the end of the hallway is a room. The key code is 3425. I'll direct you once you've entered the room. Please, leave questions for afterwards. Now go, 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 go. Questions? Where do I even begin? 3425. Entra nella stanza alla fine del corridoio, sta nel codice 345. Vediamo questa di qua un istante però. Ci ha risolto lui il codice. Per ora non lo usiamo finché... Mettiamo un posto. Risalviamo così. Non è questo. Ah, ho sbagliato il codice di nuovo. This clears a lot of things up for us. Thank you for bringing the key back. You're welcome. And thank you for fixing my arm. Yeah. I assume you have no memories of your past, and I bet you're wondering who you are. Well, so am I. But I'm locked out of the facility's main database at the moment, so if we make a quick detour, then... Henrik! Thousands are dying every minute, and you're talking about detours? We need to know, Sarah. I need to know what happened to her. Don't put the girl through any more than she has to, Henrik. Don't make her do this. We have to figure this out. No, ma anche no. Emergency system severed the connection between most of the systems and the base. You need to go to the medical research facility and approve a remote link to grant me access to the information we need. I would do it myself, but I'm not strong enough. I'll show you everything you need to know on the way. Okay. I
chissà quando incontreremo il demonio. Sì, sì. Come si entra qua? Vabbè, questa si può aprire. Quella no. Non c'ha manco la cosa. Ok. Devo usare ancora una di questi? E sia prima. Eh no, c'è la cosa per ricalla. Pezzi di merda, l'ho sprecato. Non era una cosa per ricaricare, mi sembrava. Okidoc. Datemi qualcosa di utile. Before help arrives. Above that, some of the artifacts clearly emits energy fields that could be a potential long-term health risk. The statue in the center of the facility has hundreds of people walking by it all day. Not to mention the gigantic hammer that was carelessly placed in a room where serious scientists, including myself, are working unprotected right next to it. My PDA tablet was low on battery this morning, but when I got back to my quarters, the battery was almost full. This just can't be right. Serpico, comunque vaffanculo. E se non capisci, vaffanculo. Vedi, vedi. Ripeto allora. Vaffanculo! Oh, c'è una carica là. Oh. Abbiamo 10 ore, buono. No. Stava risalendo. Ovviamente niente. No, mi potevo ricaricare qua, ma va a fanculo. Veramente.
Vabbè, lo sto ricarica qua. Ma va, ma va, ma va. Ho trovato un'altra. Bene. Un'altra ancora, benissimo. Così mi piacciono queste cose. Aspetta un istante. Cazzo, prima di salire là, prima vado a ricaricare, poi vado a vedere altre stanze. Voglio vedere pure qua. No. Ok, vediamo cosa c'era. Là sotto c'è un'altra cosa. In the floor ahead of you, there's a battery. In case of a facility-wide power failure, they can be charged to power equipment in smaller areas. Gunvapor has the ability to remotely charge these batteries with large and small bursts. When you're done with it, you can just take the energy right back, like any power station. This will make the area go dark. Però me l'ha ricaricato tutto. Quindi questo si ricarica e poi se lo piega con la power, tipo ti riprendi energia indietro, ma quella che è usata non te ne prendi di più. Benissimo. Ok, ora però prima vediamo qua dentro, prima di vedere. Ci siamo 14. Bene. Quindi devo, vediamo un secondo qua, giusto per capire che cosa c'è. Ok, abbiamo visitato tutto, possiamo tornarcene. Niente di nascosto. Ora dobbiamo farli tutti quanti. Si richiude. Allora forse dobbiamo far così, dobbiamo caricarla. Sblocca la porta. Lo capisco. Non lo capisco. Allora, consenti link remoto nella ricerca medica. Allora, la porta si può sbloccare finché... Facciamo una cosa. Non c'è, freghiamo di quell'elettricità, ma tantissimo. Che ci ricarichiamo da qua. Non è che ha sbloccato questa porta, no. Gli armadi... Controlla gli armadi. C'è un armadi da controllare? Dove erano gli armadi? Non... Ah, questi sono chiusi. Parla di questi armadi. Questi armadi sono tutti chiusi. Thank you.
ancora c'è andato. Ma ci avevo cliccato. Vabbè. It's time to show you the weapon in Jarlgraper. The last level, right before it overloads, is used to destroy evil magic. But be wary, different creatures will react differently to the power, so be careful when using it. Use the large atrium burst to destroy the Jotun Wraith that stops your path. Cosa ho tempo premuto fino allo s... Tieni premuto fino allo stadio 2 e poi rilascia. Ho capito. Ora è tutto chiaro. Ho tempo premuto. O meglio, forse no, però. Devo dare col tasto sinistro, non quello destro. Non è così. Non lo capisco. Finalmente un'arma. Sì, finalmente un'arma. Però hai parlato. Non la so usare l'arma. Sai che bello. Red Dog. Ah, il nome più originale in Red Dog. Tieni premuto. Però non ti dicono cosa, no? Perché ti devono lasciare loro con in sospetto. Osteo 2 che è quello là, il penultimo. Ok. Ok. Ora apriti. Poi vado a rilasciare. Prima mi ricarico. Il penultimo di sti cosi che è difficilissimo da vedere comunque perché è da calibrare. Don't forget that while you're charging the arm, you can cancel the charge at any time to avoid overloading it. Ah, col tasto destro posso fare? Ok. Non deve arrivare all'ultimo praticamente, perché sennò va a fare l'overload e per questo non sparava. Ok, tutto chiaro. Tutto chiaro, ma no, rimane non facile, però. Cosa? Describes them as trolls. We accidentally brought them back from Midgard on an expedition to retrieve a mythical harp from a magical creature which we destroyed. Back then, they were blind. But when they started spreading here, they evolved. And now, they aren't blind anymore. And they're aggressive and fast. Always be ready with a large pulse of Jarlgraper. Ma veramente ci hanno rotto i coglioni. Prima hanno portato questi da Midgard per riprendere a capire l'arma, l'arpa di chiamo troll. Prima erano ciechi, ma ora da ora ci vedono benissimo, sono veloci, ci hanno pure il put. Ma via, ma veramente. Che persona. Io non ci voglio andare là. Ci morirò 1514 volte.
Cagasotto dai, ma perché non lo fai tu? Tra l'altro è di poco buio qua. Ho sbagliato. Vado ci. Aspettate, è cambiato, no? Ma perché sbaglio sempre? Ok. Voglio provare a fare una cosa. Voglio dare a sbagli... Ah, ok. Benissimo. Rimane un po'. Devo aspettare un po' che si ricarichi. Sì, sta ricaricando. L'ho esaurito prima a forza di fare... generatore. Ma siccome non è detto che ci saranno sempre sti cosi, non voglio, voglio imparare a non sbagliare. Ne serve un altro. Ok. Sono pieno. Perché mi sa che sono qua dentro? Scusate, ma il cuore ogni tanto mi fa male. Saranno i 40 anni. Ridi, dottore. Ma i troll. Ma fatti i cazzi tuoi. Li avete chiamati, merda. Avete chiamato, no, c'è il tip tap. Oh. Sopra l'ascensore. Ma mi ha graffiato quella merdina. Lo schifo. E se n'è andato.
Mi combatti il cazzo. Perché non combatti tu? Sei vai là. Io dovevo capirlo. Che non dovevo giocare questo gioco. Quando sono andato a comprarlo, che non l'ho neanche comprato, me l'hanno regalato. Mi hanno fatto qualcosa del tipo: sai che abbiamo questo gioco. Non è di nulla. Spaventoso. Provalo. Fidati. Non ci saranno problemi. Così hanno fatto. Sì, l'enigmista è Agrigento. Cassiere era un po' burbero. Detto: ma sei sicuro di volere comprare questo gioco? E c'era mia moglie che mi faceva: compralo, compralo, non c'è problema, non ti preoccupare. È tutta fede. E poi se ne va, no? Un abbandono. Strunz. Sì, che schifo. Che schifo di gioco. Il ketchup. È un po' cagata in mano pure. Io spero almeno che sono figa. Si possa dire se... Devo salvare. Salva all'istante. E ancora non abbiamo neanche incontrato il primo boss, ragazzi. Vi rendete conto, no? E ce ne sono, eh? Si vedono tante creature interessanti nel... Vedo proprio l'aria di boss in questo gioco. Vediamoci, va. Henrik, what am I looking at? Esattamente. That is the source of the power you are wielding, and the thing powering the whole facility, Mjolnir, the hammer of the gods. You can charge Jarngreipr on the energy outlets on the hammer, and don't forget your portable power cells if you end up without power suddenly. After this, you might lose connection since you're going to the upper level, so good luck. Quindi posso ricaricare anche qua. Così. E questo non ha limiti. Questo mi ricarica subito. Qui non abbiamo il codice. Non si può sminchiare quella luce. Il codice non ce l'abbiamo. È inutile che perdo tempo. Andato là dietro. Dobbiamo scendere. Qua ci sono un sacco di armadietti.
Non c'è niente di interesse. No, basta ti avvicinare se scale sale veloce. È comodissimo, però scomodo se ti ci avvicini. No, questi non gli faccio un cazzo proprio. Si può andare da qua? No. Ma io che cazzo devo fare con quelli? Da qua no. E lì ci sono due di questi merda. Minchia, sì che gli fa male, però deve essere bene. Vai subito. Brucia merda. Cioè c'è visibilità quasi zero anche con... No, so va. Succa male. Questo è un bagno celtico. Dio, no, non è celtico, c'è trend, che è viking, un bagno vichingo. Il vichingagno. Il vichingo bagno. Che cosa c'è? Ah no, questo di qua si apriva da solo, vabbè, tutto. Fa un cazzo. Abbiamo aperto Boro, lo vediamo. Ho fatto quello che dovevamo fare. Ora spero che non ci siano più queste merda. Non si può tipo saltare sotto. No, eh. Perché secondo me ora che sono scarico... Oh, questa scala non si sta a prendere. Ah, c'era uno di questi che mi ero perso. Subito, ricarica all'istante. All star, all star. Minchia. Fuck off. È utilissimo questo. Soldi meglio spesi alla mia vita. Ora, però che abbiamo aperto, ragazzi? Cosa abbiamo aperto? Abbiamo tolto l'isolamento. Allora abbiamo, tu non hai fatto un cazzo. Parliamo.
Yes, all star, I'm sure. Piano inferiore, quindi dobbiamo andare a tornare all'ascensore. Guarda che faccia da culo che... Andiamo subito. No, qua. Bellissima la musica. Qua non si può andare, quindi il piano inferiore, l'isolamento, da dove cazzo ci si tornava al piano inferiore? Scendeva. Sì che c'è ancora. All star. Le scale di nuovo da là. Dove eravamo? Devo ritornare indietro dove ero 2 minuti fa. All star. Sì, quindi dobbiamo tornare indietro. Scusatemi, dovevo ringraziare lo Star per la sua presenza in chat. È bellissimo. Era solo qua. No, vedo qualcosa. Vedo gli occhi già da qua. Fa. No! Ah! Ah! Non vado niente! Non vado niente! Oddio, esatto, sono volato via come una scoreggia. Kratos, fail. Non è facile sta cosa. Perché guarda, devi tenere mirato e devi guardare il braccio di questo. No, vediamo qua sopra che c'è. Non c'è un cazzo. No, ci si può scendere là. Quindi vediamo prima qua. Ma com'è che stavo morendo con 2 salti? Un salto di scale. Voi capite che la vita mi era scesa quasi a zero qua. Vabbè, siamo andati là. Ho preso una storta, sì. Vado io la storta. Dove cazzo? Sto perdendo dentro un buco. Ok, qua mi sono ricaricato. Qua ci sono già andato. O era di là? Allora, di qua ci sono già andato. Era forse la porta accanto. Ce lo ricorda.
No, questo c'era il morto, quindi qua ci sono già andato. A meno che no, due porte portano allo stesso posto, mi sa di sì. Sì, qua ci sono stato. Io qua ci voglio da un istante. Apriti, Sesamo. Revoca l'isolamento al piano inferiore. Sì, va bene, ho revocato l'isolamento, però l'hai fatto. Ora dove devo andare? Voi che siete sicuramente più freschi di me. Yeah, sì. Dove era l'ascensore? Quello indietro, quindi devo tornare indietro come avevo preventivato 2 ore fa. Ma non si può, cioè dove caspita è sta ascensore? Dove cazzo sta sta ascensore? Lo sono già carico. Non ti offende. B2. Voglio dire, qua non c'è niente da fare. È una stanza messa così. Ti porta esattamente dove era. Cioè lo stesso giro. Prova B1. A1 B2 B1. E sono a B1. Ah, c'è una scaletta qua. Non l'avevo notato. O l'avevo notata, boh. Sì, Serpico, meno male che ci sei tu. Ma gioia. C'è il cesto. ...4673. Ragazzi, scrivetela in chat, 4673. Vaffanculo, star, minchia, lo sapevo che doveva fare il coi. Niente qua dentro, e qua non c'è niente. Bagno celtico. C'è niente. Ora comincia a essere un po' un... No. C'è qualche porta che ho ignorato qua all'inizio, scusatemi. Voglio vedere un istante. No. Vabbè. Andiamo sopra. Mettiamo sto codice. No. Thank you.
Yeah. Mi piace anche un po' quello che sento io. No! No! Via, via, via. Blocca subito. Apri. Fammi far ricaricare. Pezzo di merda proprio. Sei proprio un merda. Un figlio della merda. Ia è in culo malissimo proprio. Una fucking baby. Stata baby. Chiedo. Bebè. Bel cavolo. Perhaps you were looking like that when you were young. Forse lui era da piccolo, sembrava proprio così. Allora, qua c'è niente da lottare ora che abbiamo meno strizza. No. Allora, ok, dobbiamo andare al secondo piano. Non è marcato. Comunque ci dobbiamo andare. Cioè, c'è che... Ricerca medica. Ok. Consenti il link remoto alla ricerca medica, quindi va bene. Stiamo andando bene. Che bello. Bello il coso del biohazard. Henrik? Are you there? C'è un modem. Sta scaricando le foto zozze a una velocità proprio bassissima. Cos'è sto pepepe? Troppo pepe. Day 30. The subject is growing at an alarming rate and has already doubled in size. It also exhibits minor cognitive abilities. Emotions on the level of an older child, and something that seems to be memories. Day 83. The subject is very drawn to the female from the human trials. She is not yet conscious, but the subject is very keen on staying close to her, almost like he's guarding her. Day 95. The creature is growing and is getting harder to contain. The subject went on a rampage when he discovered that the female was moved during the night. After destroying the holding area, he was sedated and moved to a location closer to the female. If growth doesn't cease, termination of the subject might be necessary. Ok. No, un 33.6, neanche 56k, dottor, quel modem era.
giudicare dalla quantità di foto zozze in giro, zero, vuol dire che non era proprio performante. Allora, qua dobbiamo andare sotto a fare quel coso per aprire questa porta, va bene. Senti, a volte non prende il tasto, eh. Dammelo qualcosa entro ste cose, che non sia la lebbra. Avrei voglia di ricompletare Hellblade. Devo scendere giù per toccare il generatore. Kratos. Mamma mia. No. Aspetta. Vedete, zozzate. Zozze. No, chiudo anche. Ora sono disarmato. No. Ok, eccolo qua. Prendiamoci il potere. Fai l'amore con il sapore. Ok.
sì, è un generatore fisso. Abbiamo scansionato la firma. Ok. Va bene. Non scendere giù. Io c'ho 200 di sta merda. No! No! Prendila in culo malissimo. Non si può risalire. Questa cosa tasto sinistro, tasto. Perché sti schifino sta venendo qua? Cazzo devo fare? Devo passare all'altro lato? Che cos'è questo? Oh... Non fare Kiki! Io la inculo schifino. Schifino! No! Cosa devo fa? Scansionato le firme, questa stanza non serve un cazzo. Approva Link. Ok, circuito subito. Datemi una cazzo di tregua, per favore. No, ragazzi, c'è, mio Dio. Ragazzi, vado a fare pipì un secondo e prendere un sorso d'acqua. Sto proprio...
30 secondi. Secondo ci sono. Per me. Sono tornato. Tolgo un po' sta sedia a mezzo. Ecco. Ben fatto. Ok. Si riprende. Henrik? Yes. I have access to the database. Your creation was a meld of a female subject, Alice. For an artifact tissue. For what purpose? By the gods. There was another creature before you. What? Artifact tissue from the outskirts of Asgard in combination with human tissue to create an enormous beast. A wolf. The file describes the creature as ever-growing, with minor intelligence and... During your creation, you were guarded by the beast, which seems to be emotionally attached to you for some reason. How could you possibly not know about this going on? I'm afraid this occurred after the spirit took control. It must be behind this. What are you talking about? What is the spirit? And how? I knew this would only raise more questions. I'm sorry you had to risk your safety for this, my dear. Get back to Henrik as soon as possible so we can locate the next key and end this nightmare. She's right. Head back down here. I'll answer any questions you got. Allora, intanto ciao Xena, bentornata, Gioia. Per ricapitolare, noi siamo stati creati con del tessuto da uno degli artefatti presi dal mondo in cui c'erano gli dei. C'è questo albero, che è l'albero del mondo, mi sembra, che collega tutti questi mondi con le radici. E un sacco di queste creature vichinghe Pantheon, della mitologia, quella vichinga, quello che è. Sono in giro, dei e cazzate varie. Quel lupo che all'inizio c'era quel dio, che è quella dea, quello che caspitata, quella trozza, chiamiamola trozza, ha detto, non vuoi rimanere da solo per l'eternità, non vuoi, vuoi stare con lei e quant'altro. Era la nostra guardia quando ci hanno creato. E solamente dopo che siamo diventati, non abbiamo fatto quello che i dei volevano, che siamo diventati, fra virgolette, il nemico, e cercano di recuperarci. E quel lupo, che è questa bestia mitologica che continua sempre a crescere, all'inizio ci sorvegliava quando ci stavano creando. E ora ci sta cercando, non perché ci vuole uccidere Fuffi, anche se molto probabilmente cercherà di ammazzarci male, ma perché non vuole stare solo per l'eternità. Ok, non è che possiamo convertirlo. Mi fa un po' più simpatia. Praticamente la Bibbia. Beyond, è arrivato pure Beyond. Ok, però sto gioco, ragazzi, è davvero bello. Anche perché... La storia è veramente interessante. E vi posso assicurare che ancora non avete visto niente. Perché se aveste visto il trailer del gioco, mi ha preso il piano giusto. Boh. Che hai fatto stasera, Xena? Tieni no, al waste disposal.
Dobbiamo accettare la strada. E non abbiamo. Siamo scarichi e non voglio usare neanche lontanamente queste cariche che ho. Ne ho 19, le sto accumulando come una merda. Niente qua? No. Secondo, vediamo quella porta. Ora abbiamo il DNA. Ci siamo già passati. Da qua si torna fast al dottore. Che schifo. Dr. Lisa Svensson, supervisor, day 12 of tablet analysis. Dr. Anderson brought an artifact holding an engraved sphere in some form of magnetic energy field. The text delivered with the sphere suggests that it's a soul stone. Something meant to replicate and store the soul of any higher being. There are accounts of time anomalies and split realities, but they are impossible to read at the time. Ok, vai in giro i sottotitoli con uno sfondo nero, quando succede così leggete meglio. Andiamo alla ricarica. C'è niente. Collectible. Attiva. Non si attiva così, ho sprecato un cosino. Non si torna da qua? No, ragazzi, mi sa che non si torna da qua. Che bel posto. Ah, qua il dottore, ma affanculo. Guardate il mondo com'è. Ridotto a sinistra. È molto. What is this place? I built this. Spent years of mortal life toiling away at plans, scraping together resources and favors to turn this into reality. A place to research the things thought to be myth and superstition. A place to research the Absalom. The last divine artifact left. Monitor in alto. You've already seen it on your way down. Il monitor in alto. Upstairs? At first, we used ancient knowledge and combined it with Bohr Corp technology to open rifts between worlds. We made enormous progress, discovered new worlds and unimaginable technologies. But some unwanted things came back with us, entering our world. And now everything is just falling apart. I'm trapped down here, and we have lost control of the entire facility. The only way to stop the world from falling into chaos is to collect 9 keys and insert them into the Absalom. The artifact acts as the gates, and the keys will keep Midgard from being littered with the roots spreading across the surface. And unless we stop it, our existence and that all living things will become endless torment. How do you know where the keys are? Years of research alone and with my associates, scouring through endless texts of the 9 worlds. Who is Alice? Enough questions! You have the key! Order must be restored to the realms of Yggdrasil, and the evils from beyond must be locked out.
insert this key into the absolute and remember what I've taught you. Do that and you will succeed. Now get out of here, go! Inserisci la chiave nella tavola di Absolov. Nel culo gliela voglio inserire. Nel culo! Ok, andiamo. Basta. Alice è lei, molto probabilmente. Dove cazzo è la tavola di Absolov? Inventario, che è sto coso? Questa è la chiave, vabbè. Sarà da qua? Da qua non era. No, era là. Boh. Vediamo se questa è la tavola di Absolov. No, non è questa. Dove cazzo è la tavola di Absolov? Pare che c'è il corso qua. Per la tavola di Absolov girare a sinistra. Mi ha salvato di nuovo. Ho preso la tavola di Absolov. Vediamo se si va di qua.